Allora andiamo al Partenio per Avellino Empoli, Fabrizio Cappella. Prova di maturità per l'Avellino che dopo il successo esterno a Novara cerca oggi di riavviare la serie di vittorie in casa interrotta due settimane fa con il pareggio con il Venezia. Sono comunque 22 i punti nelle ultime 10 partite giocate qui al Partenio, conquistate dai biancoverdi. Occasione di sorpasso anche ai danni dell'Empoli, che è davanti di un solo punto in classifica e che deve cancellare il passo falso interno con il Novellino, che deve rinunciare al solo Gavazzi, fermo ormai da quasi un anno. Scelte tecniche importanti per Vivarini, che lascia fuori dall'11 titolare Pasqual, Lollo e Krunic. Andiamo dunque a vedere le 2-3-1 per l'Avellino. Radu in porta, linea a 4 con Gawa, Kresic, Migliorini e Rizzato. I due mediani sono D'Angelo e Di Tacchio. La linea dei trequartisti composta da Laverone, Morosini e Molina. Ardemagni è l'unica punta. L'Empoli con un 3-4-1-2 formato da Provedel in porta, Deselli in difesa, Unters e Sec sulle corsie esterne, Ben Nasser, Castagnetti a centrocampo, Zajc a fare da raccordo con le due punte Donnarumma e Caputo. L'arbitro della partita è il signor Piccinini di Forlì. Ad Avellino splende il sole, temperatura attorno ai 25 gradi. Studio uruguaiano. Empoli in vantaggio, Caputo con un destro all'incrocio dei pali ha sorpreso il portiere Radu. 11esimo, Avellino 0 Empoli 1. Grazie, torneremo subito ad Avellino perché questa azione dell'Ascoli non si sviluppa e il pallone ritorna nella metà campo difensiva della formazione allenata da Fiorin. È l'11esimo, Ascoli 0, Palermo 0, Avellino. E dunque è cambiato il risultato ad Avellino proprio pochi secondi fa, davvero splendida la conclusione all'incrocio dei pali di Caputo, che ha controllato con il destro, di Donnarumma chiedo scusa, che ha controllato con il destro e ha battuto con il collo del piede all'incrocio dei pali. Si veniva da un momento di stasi della partita perché Morosini era stato colpito al ginocchio, è rimasto a terra un paio di minuti, poi l'Empoli ha messo il pallone in fallo laterale per consentire i soccorsi, si è ripreso un po' così a rilento con le squadre forse ancora distratte, in particolare ovviamente la difesa dell'Avellino. È arrivato questo pallone al limite dell'area, un controllo e il tiro immediato, incrocio dei pali, Empoli in vantaggio. Ancora adesso Donnarumma in possesso di palla, cerca il passaggio in profondità per il compagno di reparto Caputo, palla che viene intercettata, comunque davvero pregevole gesto tecnico di Donnarumma che ha portato in vantaggio l'Empoli. Ora siamo esattamente a 12 minuti nel primo tempo, Avellino 0 Empoli 1. Carpi. Da Avellino siamo nel 34esimo con l'Avellino che va vicino al pareggio con una bella conclusione di Castaldo, palla a lato, l'Avellino che finora nelle sue manovre d'attacco è risultato abbastanza prevedibile, lo schema più o meno è sempre lo stesso, palla larga su uno dei due esterni, Laverone da una parte, Molina dall'altra, cross al centro a cercare i due attaccanti Ardemagni e Castaldo, ma finora sia prove dell'inuscita sia i difensori centrali dell'Empoli hanno sempre avuto buon gioco su questo tipo di manovra. Adesso la conclusione alla distanza di Castaldo che poteva sorprendere Provedel che poco fa è rimasto a terra per qualche minuto per un problema alla caviglia in uscita alta, una distorsione evidentemente però leggera, non tale da costringerlo a lasciare il terreno di gioco. È arrivato anche il primo ammonito della gara, Sec, il giocatore di origini senegalesi con passaporto spagnolo, primo cartellino giallo per un intervento in gioco pericoloso a centrocampo. Ora siamo a 34 minuti e 20 secondi nel primo tempo, Empoli conduce sempre per una rete a zero al Partenio sull'Avellino e la linea va a Carpi. 40esimo minuto, andiamo ad Avellino. 40esimo anche ad Avellino con l'Empoli in vantaggio per una rete a zero sulla formazione campana, il gol di Donnarumma all'11esimo. Ora un break per l'Empoli, il lancio in profondità proprio per Donnarumma troppo lungo, riesce ad anticiparlo Radu in uscita e far ripartire l'azione della squadra allenata da Novellino che poco fa per la precisione al
al 37esimo ha avuto un'occasione chiarissima per portarsi sul pari con Ardemagni, lanciato in profondità, scattato sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare, arrivato davanti al portiere in uscita, ha aspettato troppo per calciare, Provedel gli ha chiuso lo specchio e ha respinto la conclusione, ma opportunità davvero limpida per la squadra di casa, la quale ha replicato subito pochi secondi dopo Bennacer con un sinistro a giro che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Ora Empoli che controlla centrocampo dopo 40 minuti e 35 secondi al Partenio. Avellino 0, Empoli 1, linea Monaco. 15 secondi al termine dei primi 45 minuti, il quarto uomo sta per sollevare la lavagna luminosa con il recupero, Empoli sempre in vantaggio per una rete a zero, ma due opportunità ancora per l'Avellino, sempre in giocate aeree, colpi di testa prima di Ardemagni che proprio ora entra nel rigore con la possibilità di anticipare, Provedel lo supera, si allarga però troppo, deve rientrare, calcia centrale, respinge il portiere che nel frattempo era rientrato in porta, si prende anche qualche mugugno dalla panchina, dalla tribuna, anzi per il pubblico che protesta, il cross ancora di Rizzato, l'uscita di Provedel, Ardemagni dicevamo di testa aveva già creato qualche pensiero a Provedel indirizzando il pallone nell'angolo alto e poi D'Angelo ancora con un colpo di testa, palla di poco sul fondo all'esterno sulla destra della porta difesa dal portiere dell'Empoli. 45 minuti 40 secondi, Avellino 0 Empoli 1, andiamo a Carpi. All'Avellino si gioca ancora, siamo negli ultimi 30 secondi di questo primo tempo con i 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro, sempre 1-0 per l'Empoli sull'Avellino, Empoli che ha sfiorato il raddoppio proprio nel recupero, una bella girata di sinistro di Caputo, palla che ha sfiorato la traversa. L'Avellino, siamo solo a 1 minuto e 50 secondi di gioco nella ripresa, Empoli 1 Avellino 0, calcio di punizione all'incirca dai 25 metri per l'Empoli. Sulla palla c'è Zaic che proverà la conclusione diretta, il destro a giro, il raddoppio dell'Empoli, una splendida conclusione quella dello sloveno Zaic che ha trovato lo spazio giusto sopra la barriera e poi alla sinistra del portiere Radu, dunque subito al secondo minuto il raddoppio dell'Empoli che aveva di fatto iniziato subito in attacco, dopo qualche secondo il calcio di punizione per un fallo appunto attorno ai 25 metri e poi la battuta perfetta di Zaic. Ora siamo al terzo minuto di questo secondo tempo, Empoli 2 Avellino 0 qui al Partenio, la linea va a Carpi. Ad Avellino c'è un calcio di punizione per la squadra di Novellino all'altezza del vertice destro dell'area di rigore dell'Empoli, ottavo minuto con la squadra toscana in vantaggio per 2-0, la battuta di Bidawi che è entrato al posto di Molina, il colpo di testa alla rete di ci sembra Krešić, dovrebbe trattarsi proprio di Krešić che sul secondo palo è arrivato e ha schiacciato in porta da poco più di 2 metri, il colpo di testa con Provedel superato dalla traiettoria del calcio di punizione battuto da Bidawi che è stato messo in campo da Novellino proprio per dare più vivacità alle corsie esterne ma anche per la capacità di mettere appunto palloni pericolosi in area di rigore, dunque cambia ancora il risultato, 8 minuti nella ripresa al Partenio, Avellino 1 Empoli 2, linea Carpi. Ad Avellino siamo nel 13esimo minuto del secondo tempo, Avellino 1 Empoli 2, una nuova sostituzione per l'Empoli, esce con il numero 6 Zaic, l'autore della rete del 2-0 per l'Empoli, al suo posto è entrato Krunic, Empoli che qualche minuto fa ha rischiato davvero grosso, un'azione arrembante dell'Avellino che è rimasta per un paio di minuti praticamente nell'area di rigore avversaria con conclusioni continue ribattute e con situazioni pericolosissime sempre però sbrogliate dalla difesa dell'Empoli, Empoli che ora riattacca dall'altra parte a sinistra, c'è la possibilità di andare al centro per Sec, il cross colpisce in pieno Ngawa, il giocatore resta un attimo a terra poi si rialza, colpito al volto riesce a tornare sui propri passi e costringe la giocata all'indietro da parte del numero 3 dell'Empoli, Empoli che resta ancora in attacco, seguiamo gli sviluppi di questa azione, andremo a Carpi perché c'è la possibilità di andare alla conclusione
deviazione da parte di Caputo che controlla con il destro, tira però con una scarsa precisione, pallone altissimo sulla traversa, 14esimo, Avellino 1 Empoli 2. Carpi dell'area di rigore, il settore offensivo è quello di scusa Brugini, c'è un calcio di rigore per l'Avellino per un fallo commesso su Castaldo, tra poco per il tentativo di trasformazione. D'accordo Cappella, Moreu, una respinta difficoltosa di Plissari. Tutto pronto, scusa Brugini, c'è Castaldo sul dischetto per questo calcio di rigore, la rincorsa, il destro e il pareggio dell'Avellino e dunque al 17esimo Avellino 2 Empoli 2. A te. 22esimo, sempre più divertente la partita qui ad Avellino, 2-2 tra Avellino e Empoli, ora c'è Castaldo in area di rigore, l'appoggio per Artemagni, il tiro contrastato proprio all'ultimo momento dal recupero di Romagnoli, palla che finisce in calcio d'angolo, ma con la squadra di Novellino che davvero adesso ci crede, sta attaccando a ritmo continuo, solo qualche ripartenza concessa all'Empoli che non si è più reso pericoloso dopo il gol del 2-0 realizzato su calcio di punizione da Zajc, poi all'ottavo Krešić, al 17esimo Castaldo hanno rimesso in parità la partita, ora un colpo di testa ancora di Migliorini, finisce tra le braccia del portiere, Migliorini però aveva commesso fallo sullo stacco, si era appoggiato sulle spalle di un avversario, dunque calcio di punizione per l'Empoli, i minuti sono 22:30 al Partenio, Avellino 2 Empoli 2. Carpi, un'altra poi sostituzione è stata operata da 3-2 per l'Avellino e D'Angelo il capitano a portare in vantaggio gli Irpini con un colpo di testa, 24esimo Avellino 3 Empoli 2. 28esimo Avellino 3 Empoli 2, dunque il gol che ha portato in vantaggio, ha completato la rimonta e il sorpasso dell'Avellino sull'Empoli, porta la firma del capitano D'Angelo, intanto arriva il cartellino giallo per Castaldo per un fallo su Secca, centrocampo, dicevamo del gol che ha portato in vantaggio l'Avellino, un'azione sulla sinistra lunga, lunghissima di Bidawi che con il suo ingresso davvero ha mandato in crisi l'Empoli da quella parte, su quella corsia, poi il cross finale di Laverone, il colpo di testa di D'Angelo in incursione centrale, colpo di testa non pulitissimo, palla colpita un po' sporca che però ha ingannato ancora di più il portiere Provedel, si è infilata nell'angolo basso alla destra del portiere dell'Empoli, dunque Avellino che è passato dallo 0-2 al 3-2 tra l'ottavo e il 24esimo del secondo tempo, le tre reti degli Irpini, ora un calcio di punizione per l'Empoli, seguiamolo prima di andare a Carpi, lunghissimo finisce direttamente tra le braccia di Radu in uscita, dunque il minuto è il 29esimo ad Avellino, Avellino 3 Empoli 2. Carpi, pericolo per la porta dell'Avellino con Donnarumma, pochi passi, conclusione deviata in estremis in calcio d'angolo da Krešić in recupero, siamo al 36esimo minuto della ripresa, Avellino 3 Empoli 2, dunque 9 minuti al termine di una partita davvero divertente con tanti colpi di scena, 2 gol di vantaggio per l'Empoli, poi la rimonta dell'Avellino con 3 gol in pochi minuti, era un calcio d'angolo per l'Empoli, praticamente tutta la squadra toscana all'interno dell'area di rigore, il primo a intervenire però è Artemagni piazzato sul primo palo, rilancio lunghissimo, non c'è nessuno dei suoi compagni, a buon gioco la formazione toscana a controllare, a far ripartire l'azione e a conquistare un fallo laterale da segnalare in un periodo non collegato, ancora un'incursione offensiva di Krešić con un colpo di testa che ha sfiorato la traversa, sarebbe stato il quarto gol, il secondo personale per il difensore centrale dell'Avellino, i minuti al Partenio sono 35-50 secondi, Avellino 3, Empoli 2. Carpi, all'Avellino invece mancano 3 minuti alla fine del 90esimo, Avellino 3, Empoli 2, ma l'Empoli da circa 3 minuti gioca in 10 uomini per l'espulsione di Krunic, rosso diretto per il centrocampista che era entrato nel corso della partita al posto di Zajc per proteste dopo un calcio di punizione assegnato dall'arbitro all'Avellino, ha continuato a protestare, evidentemente qualche parola sopra le righe, e rosso diretto per il giocatore che dunque costringe l'Empoli ora in attacco a cercare il pareggio in inferiorità numerica, l'Avellino sbroglia la situazione, allarga a sinistra per Bidawi, elemento determinante nella rimonta, nel sorpasso dell'Avellino ai danni dell'Empoli, perché da quella parte a sinistra dove è stato sistemato da Novellino davvero ha fatto il bello e il cattivo tempo, adesso prova con un lancio lungo la squadra irpina ma non riesce a passare
passare. Completate le sostituzioni, sono entrati anche Paghera per la squadra di Novellino e Ninkovic e Pasquale per quanto riguarda l'Empoli, che ora tenta con la conclusione dalla distanza, fermata però dalla difesa dell'Avellino. 43 minuti, 10 secondi, Avellino 3, Empoli 2. Carpi. E allora andiamo ad Avellino fino al termine. E il termine è arrivato, ha fischiato la fine il direttore di gara Piccinini di Forlì. L'Avellino batte l'Empoli per 3-2, si porta a quota 13 con Perugia, Frosinone, Palermo e la sequenza delle reti. La ricordiamo rapidamente, Empoli sul 2-0 con i gol di Donnarumma e Zaic, poi il ritorno della squadra di Novellino con Krešić, Castaldo sul rigore e D'Angelo a completare il sorpasso. Avellino 3, Empoli 2.